Una delle funzioni dello smartphone è indubbiamente quella di renderci meno insopportabile il vuoto interiore che proviamo. Niente è così insopportabile come il rimanere in riposo, senza passioni, senza cose da fare, no? Ti prudono subito le mani, senza divertimento. Proprio allora, infatti, l'uomo sente il suo niente, la sua impotenza, il suo vuoto interiore. È una sensazione terribile, meglio non pensarci. Conoscete quella sensazione? Vi sarà capitato senz'altro, no? Quando sei solo con te stesso o con te stessa, ti capita. E purtroppo la batteria dello smartphone è scarica. Scarica, che puoi fare? Ti aggiri per casa. Allora, a quel punto, quando è scarica la batteria dello smartphone, puoi provare ad aprire in maniera più o meno compulsiva il frigorifero. Chissà, Dio ce ne scampi e liberi. Oppure, lì sulla scrivania c'è il libro di filosofia che ti aspetta, ma quello è terribile, chi lo apre? Figuriamoci quello di matematica o quello di scienze. Non sia mai, e anche perché in quel momento tu hai bisogno di divertissement, ti devi rilassare un attimo. In realtà non ti rilassi mai, perché alla fine della sessione di rilassamento sei più teso o più tesa di prima? Avete presente la sensazione? Soli con noi stessi, immediatamente affiorano dal fondo della nostra anima l'umor nero, la perfidia, la tristezza, il cruccio, il dispetto, la disperazione e soprattutto la noia, che è un sentimento che in qualche maniera racchiude un po' tutte quelle altre sensazioni. Tristezza, dispetto, cruccio, noia. Quando siamo annoiati, molto annoiati, diventiamo anche piuttosto cattivi, no? E magari cerchiamo qualcuno con cui prendercela. Siamo sgarbati con noi stessi e quindi anche con gli altri. A volte riusciamo ad essere sgarbati anche con gli oggetti, con le cose. Le poggiamo in maniera disordinata o le tiriamo via. Oppure camminiamo per casa, a me capita spesso. E ci sono le cose, la maniglia che mi afferra il maglione. Io mi giro verso la maniglia e le dico: lasciami il maglione, lasciamo. Il desiderio di fuga dall'angoscia e dalla noia fanno sì che il gioco, la conversazione, la guerra, le cariche elevate siano così ricercate. E quindi sapete, quando non sappiamo come riempire la vita, perché la cosa terribile è stare da soli con noi stessi, no? Allora ci buttiamo a corpo morto nelle attività quotidiane. Attività quotidiane. Nel chiacchiericcio, no? Heidegger dirà poi il si dice, il si fa, quelle cose, la televisione, le cose degli altri, quelle che tirano veramente tanto. Nel senso, che succede al re Carlo III? E perché quella star X ha fatto questo o quell'altro? Ma che succede a quella famosa influencer? O che dice quello YouTuber? E a nessuno viene in mente che tutte queste domande hanno o potrebbero avere come risposta un enorme, a tutto tondo, chi se ne frega. Però no, non è così. Noi queste cose le andiamo a cercare, noi in generale, collettivo per così dire. Infatti sono quelle più gettonate. Ovvero in questi momenti di noia, di non senso, non andiamo a interessarci di contenuti più o meno complessi, anche perché quei contenuti là ci creano, alimentano quella sensazione di vuoto, di impotenza, di cruccio, se non è poi supportata da vere motivazioni, da senso e significato profondi, da una profonda fede, da ragioni di vita, perché soli con noi stessi dove scappiamo? E noi ci rifugiamo nel si dice, nel si fa, nella chiacchiera, del pettegolezzo. E questa è una delle funzioni, indubbiamente, adesso io non potrei stabilire esatte percentuali, ma è una, indubbiamente, una delle funzioni degli smartphone, diciamo del mondo digitale, dei social, almeno stando a quello che mi è dato vedere, nella maggior parte dei casi attirare di più sono quei post più o meno insensati in cui ci stanno gattini, cagnolini, ma quello tutto sommato è influente, o persone che in preda a un tristissimo, direi, profondo, angosciante egocentrismo
e non fanno altro che postare immagini che vanno a fotografare ogni attimo della loro vita. Insomma, oggi mi sono vestito in questa maniera, per colazione ho mangiato questi cornflakes di questa marca. Quindi delle persone che raccontano la loro vita, qualcuno ci guadagna anche dei soldi, comunque sono accessori a questo racconto della loro vita, alimentando in questa maniera il loro vacuo egocentrismo. La cosa che mi colpisce di più, ripeto, come icona io prenderei questa fotografia che molti di voi mettono come immagine copertina della propria posizione su questo o quel social, della faccia coperta dallo smartphone, per cui mi faccio una fotografia davanti allo specchio e riesco a riprendermi con la faccia coperta dallo smartphone la mia immagine completa, e lo specchio poi mi rimanda questa immagine potenzialmente all'infinito, di cui, ecco, dovrei analizzare esattamente il significato, perché è una cosa così diffusa che un senso ce l'ha, indubbiamente deve avere un senso, vorrei capirlo. Però ecco, il fatto che la faccia viene in linea di massima coperta o viene messa di sghimbescio, per cui si dà la preferenza alla corporeità, alle forme del corpo, e il viso è coperto dallo smartphone, qualcosa già mi indica, qualcosa già mi dice. È una forma di esibizione che nello stesso tempo però reca con sé una grande timidezza. Cioè, mi faccio vedere ma non mi faccio vedere. Fondamentalmente non faccio vedere il mio viso, insomma, sapete, poi gli occhi sono lo specchio dell'anima, insomma, è da indagare. È un modo sempre per passare il tempo, no? Non è un caso che insieme a quella della droga e a quella delle armi, o della pornografia, evidentemente, forse può rientrare anche nell'ambito della pornografia, l'industria dell'intrattenimento è quella più gettonata al mondo, è una di quelle più gettonate al mondo, che fattura miliardi e miliardi di dollari, di euro, di yen, insomma. Quindi un significato preciso ce l'ha dal punto di vista esistenziale. E quello che dice qui Pascal, chiaramente all'epoca di Pascal questi oggetti non esistevano, queste tecnologie non esistevano, ma i modi per intrattenersi, quindi per non affrontare la questione esistenziale, per non rimanere soli con noi stessi. Sapete, poche persone hanno il coraggio, in ultima istanza, di stare veramente sole con loro stesse. Ti metti là 5 minuti a meditare, a riflettere, sgombri la testa o cerchi di sgombrare la testa da una serie di pensieri più o meno illusori, più o meno insignificanti, e più non ce la fai più, non resisti più, un po' perché abbiamo perso progressivamente la capacità di concentrarci, un po' perché ci invade quel senso di vuoto, che dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo riempire il tempo. Quindi espressioni come ammazzare il tempo, allora, l'espressione ammazzare il tempo, che è un'espressione che noi utilizziamo quotidianamente, è un'espressione ricca di significati metafisici. Ammazzare il tempo vuol dire che tu del tempo, che è vita, cioè noi siamo fondamentalmente tempo-vita. La nostra ricchezza è il tempo vita, fondamentalmente il presente, qui ed ora. Se rispetto al qui ed ora, quindi al tempo vita, siamo così disarmati, così schifati, che non vediamo l'ora di ammazzarlo, vuol dire che abbiamo un grosso problema con noi stessi e con la nostra esistenza. È una forma di suicidio, che non è il suicidio biologico per cui mi tolgo la vita, ma piano piano, ammazzando il tempo, vuol dire che non riesco a dare senso e significato a quello che sto vivendo, ho paura di, e dunque preferisco non guardare o ficcare la testa sotto la sabbia come uno struzzo di fronte al pericolo. Qui il pericolo incombente non è questa o quella cosa, il voto che prenderò a scuola, o questo o quel problema finanziario, economico, o questo o quel problema tecnico perché mi si è rotto il rubinetto. Qui il problema fondamentale è il rimanere da soli di fronte alla domanda, delle domande che devo fare della mia vita, che farò della mia vita, che faccio della mia vita, perché poi è una domanda illusoria quella del che farò della mia vita, che farò all'università, che farò dopo l'università, ammesso che uno vada all'università e che completi l'università, domanda peraltro assolutamente legittima, perché poi se noi ci dimentichiamo di affrontare la questione del qui e dell'ora
E non cogliamo il vero senso della domanda, perché quello che farò domani dipende da quello che faccio oggi. Cioè l'interrogativo mi si pone oggi. Io sono quello che sono e quello che sarò dipende da quello che sono oggi, quello che realizzo qui ed ora, nel presente. Quindi dire, bah, domani poi accadrà. Accadrà che cosa? Sì, possono avvenire degli eventi più o meno imprevisti, questo siamo d'accordo, ma incideranno veramente su quella che è la nostra personalità, su quella che è la nostra decisione di vita. Quindi il problema si pone sempre qui ed ora. Alla lettera non esiste né il passato né il futuro, esiste soltanto l'attimo presente, qui ed ora. E il passato altro non è che percezione qui ed ora del vissuto, memoria, ricordo, qui ed ora però. E il futuro altro non è che prospettiva, progettazione, immaginazione, qui ed ora, di quello che avverrà. Ma dov'è il futuro? Non si dà ontologicamente il futuro, né si dà ontologicamente il passato, se non come memoria. Quindi vedete che la dimensione esistenziale, adesso stiamo parlando della dimensione esistenziale perché Pascal è un grande filosofo esistenzialista, la dimensione esistenziale assomiglia molto al discorso metafisico che ha fatto a suo tempo il grande Parmenide quando diceva che si può dire solo che è, non che ancora non è e dunque che sarà o che non è più, nel senso che fu, cioè si dà soltanto il presente, né il passato né il futuro. E quindi la cosa terribile e meravigliosa nello stesso tempo, perché la grandezza dell'uomo, come dirà poi Pascal, dipende proprio dalla sua capacità di porsi il problema, di stare con il problema. Cioè questo tipo di interrogazione così radicale, che fare della mia vita, che devo fare della mia vita, che senso devo dare alla mia vita e il senso che devo dare alla mia vita, purtroppo sì, mi posso ispirare agli altri, vivo in un mondo in cui il linguaggio è di tutti, la cultura è di tutti, e l'esempio dei genitori, ne parlavo prima con Gaia, è fondamentale, quello che vi pare e ci siamo tutti quanti, cioè noi non è che nasciamo dal nulla. Ciascuno di noi, che ne sia più o meno consapevole, è figlio di una storia, di varie storie, e sarà sempre così. Tuttavia, la decisione è sempre della singola persona. Cioè il destino di Sofia lo decide Sofia, coscientemente, incoscientemente, in maniera più o meno consapevole, ma lo decide lei. Lei può anche decidere di non decidere, cioè di non prendere una decisione reale, concreta, per quello che riguarda la sua esistenza, dando alla sua esistenza un significato più o meno ricco e forte, e può decidere di lasciarsi vivere, che poi è una decisione, se non tu generico, va da sé, una decisione che possiamo prendere tutti quanti. Ed è anche, sapete quella sensazione, che è una sensazione terribile e meravigliosa nello stesso tempo? Guardate, quando parliamo di queste cose, ogni affermazione reca con sé sensazioni ambivalenti. Terribile e meraviglioso, del resto nel termine greco tauma, è compreso sia lo spavento, rimango a bocca aperta, terrorizzato, ma anche estremamente meravigliato. Quindi ogni sensazione è sempre ambivalente. Allora, messo di fronte alla situazione in cui devo dare senso e significato alla mia vita, io rimango, da una parte, terribilmente angustiato dal fatto di dovermi assumere una responsabilità che, come spada di Damocle, pende solo sul mio capo. Che cosa significa? Che per quanto riguarda la mia esistenza, la mia singola esistenza, che fino a prova contraria non tornerà più. Quindi, altro che ammazzare il tempo. L'attimo che abbiamo appena vissuto è andato, siamo in questo eterno presente che si muove in momento, di cui non siamo poi nemmeno troppo consapevoli. Lasciamo perdere il tempo, quello scandito dalla campanella, quel tempo lì, cioè quel tempo convenzionale, ordinario, non è quello il tempo. Stiamo parlando del tempo dell'anima. E rispetto allo scorrere di questo tempo, noi, in ultima istanza, anche se è meglio non pensarci, ci assumiamo una responsabilità che pende solo sul nostro capo, cioè non la possiamo scaricare a qualcun altro. Che vuol dire responsabilità? Vuol dire che io ne rispondo in prima
persona. Io rispondo a me stesso, a me stessa, di quello che sto facendo della mia vita e in ragione di quello che sto facendo, in maniera problematica, discutibile, quello che vi pare. Ora della mia vita dipenderà quello che farò domani, dopodomani, fra un anno, fra quanto tempo mi resterà da vivere, cosa che nessuno di noi conosce, evidentemente, si può immaginare, ma non conosce. Allora la responsabilità è questa, ed è una responsabilità, a pensarci bene, terribile. Tant'è vero che il tempo lo vogliamo ammazzare, e tant'è vero che pur di non trovarci da soli di fronte a questa responsabilità, che ripeto, è terribile da una parte, ma anche meravigliosa dall'altra. Cioè, scoprire di avere moltissime possibilità, di poter realizzare delle cose fantastiche per noi stessi e per l'umanità intera, mettiamole in questi termini, è qualcosa di fantastico e di terribile allo stesso tempo. Ecco, a volte la responsabilità è così schiacciante che preferiamo rifugiarci, ieri come oggi, Pascal sta dicendo questo, nel divertissement, cioè nella perdita di tempo. Meglio non pensarci. Stiamo dicendo questo, e non vi confondete perché sarebbe piuttosto ridicolo confondersi con quei concetti generali di bene e di male. Allora, mi ammalo è male, prendo un calcio sugli stinchi è male, invece scoppio di salute è bene, oppure prendo 8 è bene, prendo 4 è male, e queste cose più o meno ridicole, non è questo il punto. Perché anche quando ci capitano cose che sulla carta sono, luogo comune, estremamente belle, molti di noi, la maggior parte di noi, fugge, perché anche lì c'è una grande responsabilità. Cioè, a volte una delle cose che affligge principalmente noi umani è, per esempio, non solo l'incapacità, la scarsa dimestichezza nell'amare l'altro, ma anche l'incapacità nel lasciarsi amare. E a volte capita che quando siamo molto amati, quando qualcuno si rende molto disponibile nei nostri confronti, sempre che uno se ne accorga, a volte non ce ne accorgiamo nemmeno, e noi la cosa ci fa così piacere, cioè avvertiamo quella sensazione, ma è una sensazione così forte che ci provoca sofferenza, ne rifugiamo, ne abbiamo paura, cioè ci ritraiamo non solo nelle situazioni che generalmente parlando definiamo dolorose o si possono definire dolorose, quindi la malattia, la morte, la prospettiva della morte, eccetera, eccetera, ma spesso fuggiamo anche da quelle sensazioni che potrebbero riempirci la vita di significato, potrebbero darci grande felicità, grande piacere, ma non ne sopportiamo il peso, soprattutto in relazione agli altri, e quindi ci ritraiamo. Perché si tratta anche qui di responsabilità. Allora, un grande amore, una storia d'amore importante, richiede una grande responsabilità, che mi fa tremare le vene nei polsi. O una decisione importante, voglio fare il medico per salvare le vite di tante persone, richiede un impegno, una responsabilità terribile, devastante, un carico che non tutti sono disposti ad assumersi. Allora da qui la grandezza e la miseria nello stesso tempo dell'uomo e la nostra necessità, come dice qui Pascal, di fuggire continuamente, fuggire la responsabilità di dare senso e significato alla nostra vita, no? Noi non cerchiamo le cose, ma cerchiamo la ricerca delle cose. Non viviamo nel presente, ma in attesa del futuro. Cioè, il nostro porci continuamente, non qui ed ora, quindi presenti a noi stessi, e il qui e l'ora ontologicamente e in senso esistenziale è l'unica dimensione che effettivamente si dà, ma con una mente, guardate come siamo fatti strani, cioè noi siamo qui ed ora, ma la mente non è mai raramente nel qui e nell'ora, è sempre un po' accelerata fondamentalmente verso il futuro, e questa accelerazione verso il futuro, questo sfasamento disarmonico verso il futuro si esprime, si traduce in termini
in senso esistenziale, in termini di angoscia, di ansia. Poi noi ci rivolgiamo allo psicologo oppure prendiamo la pillolina. Dal punto di vista esistenziale, l'ansia o l'angoscia, l'ansia, deriva da una mente accelerata e sfasata, deconcentrata rispetto al momento presente. Ovvero il corpo e l'essere tutto si mettono in una posizione di tensione e di difesa rispetto ad un pericolo più o meno immaginario, e ce ne creiamo molteplici di questi pericoli immaginari, che ci aspetta lì dietro l'angolo. Il punto fondamentale è come se noi camminassimo in una via curvilinea, e quindi dietro l'angolo non lo vediamo mai. Cioè, superato un angolo, poi c'è un altro angolo, poi c'è un altro. E quindi siamo sempre sotto tensione, perché la mente non è qui ed ora nel presente, è sfasata verso il futuro. E compie una giravolta che poi... Ben inteso, non è che la mente razionalmente non possa servire, non debba servire anche per progettare il futuro. Vada sì, però un conto è una progettazione di tipo razionale. Mi faccio un programma delle cose che devo mettere nella valigia prima di fare un viaggio. Ecco, in questo senso ci può stare. Ma questo vivere continuamente in disarmonia, lontani dall'equilibrio fondamentale della propria sostanza psicofisica, quindi siamo anche lontani dal nostro corpo, non interpretiamo adeguatamente i messaggi che ci vengono dal corpo, dallo stomaco, dall'intestino, dal cuore, dalla respirazione, no? Spesso siamo messi in questa maniera, il corpo va a farsi benedire, del resto Cartesio li aveva separati, no? Il corpo e l'anima, se vi ricordate. E tutto questo non ci fa affatto bene. E quindi si parla di ansia. Oppure vi sarà capitato, anzi vi capiterà continuamente, di perdervi nelle nuvolaglie del passato. A quel punto lì non si parla più di ansia, o a meno che non proiettiamo le nuvolaglie del passato verso il futuro, ma si parla di sensi di colpa. Di sensi di colpa. Siamo afflitti continuamente da una serie di sensi di colpa. Ah! Avessi fatto quella cosa in quell'occasione, o rimorsi, ho sprecato 2 anni della mia vita perché il mio ragazzo mi ha lasciato. Lo avessi intuito prima, ma non potevi intuirlo prima, evidentemente. Allora, vivere in questa maniera, con questa visione delle cose, vuol dire, come dire, camminare, ecco, capite che per rimanere in piedi e camminare a passo veloce, spedito, metafora del vivere una vita nel presente, devo mantenere una postura eretta e confacente al camminare. Se mi sbilancio indietro o mi sbilancio in avanti, cado in una maniera o nell'altra. Allora cado nei rimorsi o nei sensi di colpa, oppure cado più frequentemente nell'ansia, nell'attesa di un domani che non c'è mai. Perché poi quello che importa è domani, come vivete voi, come viviamo tutti noi. Allora, facciamo un esempio che riguarda voi. Adesso stiamo facendo filosofia, ma dopo c'è la verifica di chimica. Tu non stai ascoltando la lezione di filosofia, perché con la testa stai alla verifica di chimica. Hanno messo questa meravigliosa musica di sottofondo. Va bene, non ci sta bene. Come sei allegra, e di questo se fai un attimo mente locale, diventi consapevole, diventiamo tutti consapevoli, come se il preoccuparti, cioè l'occuparti, guardate il significato delle parole, preoccuparsi, occuparsi in anticipo di quello che dovrò fare da qui a un'ora, aggiunge o toglie qualche cosa all'effettiva performance, alla qualità della performance, mettiamola così, che dovrò svolgere fra un'ora. E dunque la mente ansiosa che cosa fa? Cerca di trattenere, di visualizzare questa o quella nozione, di rammemorare come se poi il problema fosse quello. E si riempie ad ogni piè sospinto di questa memoria di quel concetto che poi un attimo dopo ti sfugge, quindi tu gli corri appresso. Che è una cosa ridicola, la facciamo tutti, è ben inteso. Perché quando arrivi poi al momento in cui ti serve una mente pulita, sgombra, per poter visualizzare quello che evidentemente hai studiato e hai assimilato
ma non è il fatto di averlo sempre presente ad ogni piè sospinto, ma di averlo presente al momento giusto. E non è che se tu te lo ripeti mentalmente 35 volte prima di ottieni qualche cosa. Cioè, l'unica cosa che ottieni, nella migliore delle ipotesi, è quella di stressare la tua mente. È come quando, avete presente, devo affrontare una gara. Prima di affrontare una gara devo essere abbastanza carico, ma i miei muscoli non devono essere così affaticati da sprizzare acido lattico dappertutto, perché altrimenti i muscoli non mi funzionano adeguatamente. Cioè, io ho bisogno di produrre quel balzo per schiacciare la palla se sto giocando a pallavolo in quel momento lì. Non è che se faccio 350 flessioni prima di iniziare la partita, allora sicuramente riuscirò a fare la schiacciata della mia vita per chi gioca a pallavolo. Ecco, ma noi funzioniamo, tendiamo a funzionare così. Quindi ansia piuttosto che sensi di colpa. Cioè, capite, i sensi di colpa, il passato, l'essere sbilanciati nel passato, è altrettanto terribile. Nella visione orientale si parla di karma, e in un certo senso c'è questo karma, soprattutto quando il karma non solo riguarda la singola persona, ma si trasmette, come dicevano anche i greci, le colpe dei padri ricadono sui figli, si trasmette in maniera più o meno consapevole e inconsapevole di generazione in generazione. Ah, avessi potuto fare l'università, ai tempi miei non si poteva andare all'università. Questa era la cosa che andava di moda negli anni 50, 60, no? Poi l'università è stata aperta a tutti e le possibilità sono state per tutti. Però insomma, ma io avrei voluto fare il medico, io il medico non ho potuto fare, che sono dovuto andare a lavorare a 20 anni, ma mio figlio, mia figlia, farà il medico. Io questo lo do per scontato. E il fatto di darlo per scontato, che cosa significa? Significa che il figlio o la figlia già ha sulle spalle una sorta di croce, di responsabilità. Ma non è una responsabilità che lei o lui ha preso con se stessa o con se stesso. Perché un conto è un esempio. Esempio, viva Dio. Uno deve essere quello che è autenticamente per dare un buon esempio. Ma un conto è un esempio. Un conto è un'imposizione. E ben inteso, non è che l'imposizione la si dà sempre e soltanto o preferibilmente con il comando esplicito. Una volta magari poteva essere così. L'imposizione la si dà anche con i sensi di colpa, con le mezze battute, con gli atteggiamenti di fondo. E alla fine uno, apprendendo questo tipo di sensazione, respirando quest'aria sin da piccolo, alla fine si abitua e ritiene che quel messaggio, quell'imposizione, ma no, ma non me l'ha data nessuno, ma mica viene da mio nonno o dal mio bisnonno, dico per dire, è una cosa che devo fare io, è una cosa mia. Ma è veramente una cosa tua? Può anche essere una cosa tua, ma ci hai mai riflettuto? Ti ci sei messa davanti in maniera autentica, sincera, spassionata? È veramente quella la tua responsabilità? Ecco, spesso e volentieri le cose non stanno così. E quindi viviamo non solo dei nostri rimorsi o dei nostri sensi di colpa, ma anche dei rimorsi e dei sensi di colpa degli altri. Anche qui sballottati a destra a manca. Però ecco, per riflettere, fare pulizia su questo tipo di tematiche che io definisco esistenzialiste, e oggi in questo clima, no, in cui viviamo, che è un clima altamente psicologizzato e medicalizzato, questo tipo di lavoro, questo tipo di indagine, di analisi esistenziale diventa poi un percorso terapeutico che, viva Dio, ha la sua ragion d'essere e che molti intraprendono al fine di, ma alla fine, come dire, non è una questione che c'è qualcosa che non va nella mia mente o c'è qualcosa che io posso curare in questa o in quella maniera. In alcuni casi sì, c'è anche indubbiamente quello, ma è proprio la questione di come vivo io, e quindi è una domanda che dobbiamo porci tutti quanti, ed è un problema che tutti quanti ci troviamo in mezzo ai piedi, per il fatto stesso di essere nati, di stare al mondo. Quindi la dimensione esistenziale nulla toglie a altre problematiche, ben inteso.
Il punto fondamentale è attenzione, e questo è quello che rischiamo oggi, attenzione a non medicalizzare tutto quanto. Va bene? Allora, io posso avere un problema più o meno serio, più o meno importante, una situazione a cui non riesco a uscire, e ho bisogno di, e viva il Dio, ci può stare. Però non posso nemmeno essere così fragilizzato, così inconsapevole, che la vita è un'esperienza bellissima, ma anche una sfida estremamente complessa, seria, e la devo vivere, essendo all'altezza della vita. Non posso essere così fragilizzato che per ogni pietruzza che trovo lungo il mio cammino, come prima avevo bisogno della carezza di mamma o dell'appoggio di babbo, certo, perché c'avevo 5 anni, 6 anni, va da sé, vita natural durante avrò bisogno dell'appoggio di questo, di quel farmaco, di questo, di quel professionista del settore X piuttosto del settore Y e così via. Anche una delusione d'amore significa che mi fiondo immediatamente dal mio analista. Affronto la delusione d'amore e capisco di che cosa si sta parlando e ci faccio i conti io. E poi magari se non riesco a farci i conti va bene pure che. Capite? Cioè, io direi che oggi siamo un pochino sbilanciati ed è, non è una questione individuale, è una questione culturale generale, per così dire. Siamo un pochino sbilanciati in quella direzione, cioè sulla medicalizzazione. Cioè crediamo, ci illudiamo, ed è un'illusione per alcuni versi pericolosissima, ci illudiamo che si possano curare i mali della vita, che si possano affrontare le situazioni utilizzando questo o quel ritrovato più o meno tecnologico che ci viene da fuori. Quindi non sopportiamo i carichi di angoscia, ma anche di estrema gioia, cioè diventiamo in questa maniera, ci spegniamo, perché sapete, nel momento in cui io ricorro continuamente all'assistenza di, oppure mi intossico di farmaci, o di farmaci anche culturali, di spazzatura culturale, mi riempio la testa di social, di videogiochi, quello che vi pare a voi, piano piano il risultato che otteniamo è quello di diventare sempre più insensibili. Ci anestetizziamo, ma quando tu sei anestetizzato, tu forse non senti più il dolore in maniera così acuta, però non senti nemmeno la gioia, non senti nemmeno la felicità in maniera profonda, bella. Cioè ti inibisci dal, mi prendo la pillola e mi tranquillizzo e spengo la mia vitalità. Ecco, quella purtroppo alla lunga, come capite, non è una soluzione terapeutica, anzi è esattamente l'opposto. Anche perché più sono stordito, più sono inibito, più sono fragile e manipolabile. Sai, ai poteri forti che cosa gli importa la dimensione esistenziale di Sofia o della mia, o della vostra felicità o del futuro che dovreste realizzare. Non importa nulla, importa degli utili alla fine, ma questo è un altro discorso. E allora, dice Pascal, il divertimento, il divertissement, in ultima analisi, è solo un'illusione che non genera felicità, ma disperde l'uomo in mille accidenti, procurandogli inevitabili afflizioni. La sola cosa che sembra consolarlo delle sue miserie è dunque alla fine la più grande delle sue miserie. La più grande delle sue miserie. È quello che dicevamo l'altra volta, abbiamo detto che cerchiamo di evadere da tutte quelle cose negative come la morte, lo facciamo attraverso dispositivi che ci ripropongono la morte in altre fasi. Sì. Attraverso polizieschi, attraverso delle TV. Sì, è la presenza. La morte è, come simbolo, come visione, è elemento estremamente fondamentale sul piano esistenziale, sul piano filosofico. Pensate che uno degli esercizi più importanti della filosofia antica, insomma, ma lo ritroviamo da Oriente a Occidente in tutte le culture, è quella che Seneca chiama premeditatio mortis, o che Platone chiama menete thanatu, la meditazione della morte. Che cosa significa? Un portarsi sfiga? No. Che vuol dire essere
deprimersi col pensiero della morte, no, è però prendere piena consapevolezza del fatto che sono mortale. E perché, capite, il fatto di essere mortali è quella spinta, quello stimolo a non ammazzare il tempo, cioè a valorizzare quello che sto vivendo qui ed ora. Cioè, se io so di essere mortale, io a quella persona, in quel momento lì, le voglio bene, le do un bacio, perché quello potrebbe essere il momento giusto per darle il bacio. Finito quel momento, un altro momento non si pone più, o non necessariamente si pone più. Ma insomma, vuol dire, senza farla così drammatica, l'idea di conoscere la propria condizione mortale, e noi tendiamo naturalmente a ignorarla, perché insomma, possiamo pensare, attenzione, poi questo tipo di pensieri non è che può evidentemente occupare la nostra quotidianità, però magari dedicare a questi pensieri un po' di tempo male non ci fa. Poi abbiamo le mille questioni pratiche, più o meno pratiche, che affollano la nostra quotidianità. Però in ultima istanza, di fronte alle cose belle, significative, e dobbiamo starci in quel momento. Forse stai fraintendendo il termine distrazione, e non dipende da quello che tu fai. Cioè, studiare non mi sto distraendo, faccio una passeggiata mi sto distraendo. Non è quello che tu fai, ma il modo in cui lo fai, come lo fai. E allora io posso fare una doccia concentrandomi su quello che sto facendo, la doccia, per essere pienamente presente a me stesso o a me stessa. Posso cucinare un uovo fritto essendo pienamente presente a me stesso. Anzi, se vi trasferite in un monastero zen o in un monastero benedettino, il monaco che fa il cuoco, e a turno magari lo fanno tutti, o il monaco che fa la pulizia alla cella degli altri suoi correligionari, dei suoi confratelli, sta facendo, con mente libera e sgombra, sta facendo il suo mestiere di monaco, in quel momento sta glorificando Dio, perché è presente a se stesso. Quindi il punto non è che ci sono cose belle che vanno fatte, altre cose, chiaramente ci sono cose che forse non è il caso di fare, tipo assumere sostanze stupefacenti o martoriarsi, cioè cose di per sé negative, e questo lo capiamo tutti quanti. Però fare una passeggiata direi che è cosa sacrosanta, anzi la meditazione camminata è una delle forme di meditazione più praticate, ma anche la meditazione sdraiato volendo, ma anche stare a scuola. Ma il punto, scusa Alessandra, il punto non è che stai a scuola, allora stai facendo una cosa buona e giusta, perché molti tuoi compagni stanno a scuola ma non ci stanno realmente, è il modo in cui ci stai. Qualcuno potrebbe anche darsi l'affermazione, no? Che ci sei venuto a fare, che ci stai a fare, o come stai lavorando, cosa stai facendo. Quindi non è quello che stai facendo, ben inteso. Ed è anche assolutamente legittimo giocare, danzare, gioire, godere con le persone che hai, farti una partita a pallone, correre libero. Scusate, avete presente i bambini? Ecco, i bambini, e tutti noi siamo ancora bambini, o abbiamo ancora un bambino dentro di noi, i bambini vivono attimo dopo attimo, come gli animali. Stanno nel presente, e quando corrono, corrono e basta. Quando giocano, si danno le mazzate, giocano e basta. Quello è il mondo, quello è l'essere presente a. Noi non siamo quasi mai presenti, tendiamo a non essere presenti, e coltiviamo spesso delle abitudini che invece di concentrarci ci portano a dissipare la nostra anima, il nostro interesse in 10.000 cose diverse. Assumersi la responsabilità di dare senso e significato alla propria vita è la missione dell'uomo, senso esistenziale. Il divertimento è, come dire, l'antidoto che, in maniera più o meno consapevole o inconsapevole, adottiamo per non porci dinanzi al problema esistenziale, quindi per evitare di porci dinanzi al problema esistenziale, perché non è qualcosa di, non è un peso semplice da portare. All'inizio, soprattutto all'inizio, poi uno può anche allenarsi, ma soprattutto all'inizio è un peso
devastante, e meno sono abituato, più devastante mi diventa il peso. Guardate, è un pochino come quando io non faccio una cosa da un sacco di tempo, quando mi impigrisco a letto, poi per alzarmi diventa un casino. Oppure quando non apro un libro per studiare, visto che voi siete studenti, da 3 mesi perché sono in vacanza, e poi muovere i primi passi è un casino. Oppure l'allenamento, faccio uno sport, campacavallo, mi devo fare letteralmente violenza. Poi, man mano che l'allenamento prosegue, quello che una settimana prima mi sembrava qualcosa di terribile, dice no, non ce la farò mai, poi diventa una cosa assolutamente gestibile. Ecco, lo stesso Ludovica potremmo intenderlo per quanto riguarda la capacità di affrontare il peso, di portare il peso, e la responsabilità è un peso in un certo senso della domanda esistenziale, e dunque quella tentazione ad evadere, a non guardare la domanda in sé per sé, a ficcare la testa sotto la sabbia come uno struzzo, è una tentazione che abbiamo tutti, è umano, troppo umano. Tu vuoi aggiungere qualcosa? Sì, prego. Per adesso lì dove c'è qualcosa da non fare, perché qua definisce il termine di divertimento umano come oblio e stordimento di sé. Però di là dice che è divertimento. Stordirsi non vuol dire divertirsi. C'è una differenza. Divertimento come senso di originale, come gioco. Allora, guarda, scusa, sta scritto qui. Allora, vediamo l'etimologia. Divertismo, il termine pascaliano, deriva dal verbo latino de vertere, volgere lontano da, allontanare da, e viene solitamente tradotto con distrazione, diversione, divertimento, e indica l'oblio allo stordimento di sé raggiunto grazie alle occupazioni quotidiane, individuali o sociali. Allora, divertirsi vuol dire distogliere la propria attenzione da, in questo caso dal tema esistenziale, spostandola verso oggetti più o meno poco significativi. Questo significa divertirsi. Ma il problema che stai segnalando tu, lo stai segnalando perché per noi il termine divertimento ha anche, o potrebbe avere anche, un valore positivo. Quando io chiedo a una persona, ti stai divertendo? Posso intendere il termine divertimento, o il verbo divertire, come un qualcosa di positivo, cioè ti sta divertendo, ovvero stai partecipando in pieno al momento presente, te lo stai veramente godendo, nel senso bello del termine. Allora, se tu intendi divertimento in questa maniera, allora la confusione è dietro l'angolo, evidentemente. Il termine che utilizza qui Pascal, termine francese, è coerente, conforme a quello che è l'etimo latino e che in un certo senso è anche un significato che possiamo dargli noi oggi in italiano. Cioè, se prendiamo il vocabolario italiano, troviamo sia l'accezione positiva sia l'accezione negativa. Ovvero, il divertimento potrebbe essere inteso, guarda, te lo declino alla maniera di Cicerone, come ozium è negozio, il negozio è la negazione dell'ozio. L'ozio è quello che l'essere umano, che ciascuno di noi farebbe o fa quando non è impegnato nel negozium, che sono l'insieme dei doveri, delle attività che siamo costretti a svolgere come padri di famiglia, come membri di una comunità. Abbiamo una serie di doveri. Ma una volta deposto l'abito curiale professionale, ci ritiriamo nel nostro orticello, a casa nostra, e finalmente ci dedichiamo agli ozi, che per i latini o per Cicerone sono fondamentalmente lo studium, che vuol dire amore per. Capisco che insomma sono termini che noi non utilizziamo più sempre e comunque secondo questa visione. Allora qui il divertimento è lo staccare la spina rispetto al negozio. Se noi intendiamo in questa maniera, divertimento può anche avere un significato positivo. Oh, finalmente non mi distraggo più con le circolari della scuola, con le burocrazie,
con tutta una serie di stupidaggini e mi posso dedicare finalmente al negozium, allo studio, e allora mi diverto riempiendo però la mia anima e quel momento della mia vita di contenuti belli, significativi. Se lo intendi così, Alessandra, la contraddizione cessa di esistere. Per come lo intende Pascal, in questo contesto che abbiamo descritto sin qui, divertimento significa invece il volgere via la testa, il girare la testa, lo sguardo, il non prestare attenzione a quelle cose buone, giuste, belle, significative, ma anche gravosissime da portare, che richiederebbero molto studium, che è quello poi di cui si occupa Cicerone, dico sempre Cicerone, per dire, perché la terminologia no, la apprendiamo anche e soprattutto da Cicerone, quando parla di otium, i limiti della scienza, dalla ragione al cuore. Il cuore ha le sue ragioni che la ragione ignora. L'aforisma che troviamo nel cioccolatino, i baci di Perugina, quella che vi dicevo all'inizio. Che vuol dire? Che vuol dire? Pascal è stato indubbiamente un grandissimo scienziato e abbiamo già marcato però la differenza con il cartesianesimo, che poi io non gliene faccio una colpa a Cartesio. Cartesio, diciamo che a modo suo è stato estremamente onesto. Cioè Cartesio, l'avete visto, alla fine di etica non si è interessato, salvo quelle tre norme transitorie, di religione non si è interessato. E quindi chi confonde la questione del Dio di Cartesio, Deus ex machina, che mi serve per dare significato e funzionalità all'epistemologia cartesiana, con una questione teologico-religiosa, non ha capito assolutamente nulla. Non ha capito assolutamente nulla. Cartesio quindi non si occupa né di religione, se non per escluderla, diciamo, dal dominio dei suoi interessi, perché lui vuole fondare una scienza epistemologicamente ben quadrata, per così dire, né si occupa di etica, tantomeno si occupa di dimensione esistenziale. Pascal, dunque, può, giustamente, io non ci vedo grande contraddizione, Pascal può fare il filosofo cartesiano, lui è un filosofo cartesiano, cioè uno scienziato, tenendo separata la sua giornata, la sua parte di vita di scienziato, da quella di uomo con la U maiuscola. Ovvero può, e questa è una cosa che molti scienziati hanno evidenziato, io posso essere assolutamente razionale e cartesiano in quelle questioni che riguardano i problemi pratici che la scienza affronta, che si basano sull'esperienza e sul calcolo matematico, ma posso essere altrettanto consapevole che se provo a utilizzare quei medesimi strumenti, quelli della scienza, li sposto dall'ambito concreto dell'esperimento scientifico e li metto lì sul piano esistenziale, cercando dunque di venire a capo delle questioni che abbiamo esposto poc'anzi attraverso una serie di formule matematiche, utilizzando quel tipo di ragione, quell'approccio. Ancora una volta, ragione non è uno strumento univoco, poi qui i termini vanno precisati ogni volta che li utilizziamo. Se ragione viene da ratio, e ratio in latino vuol dire unità di misura, criterio, allora potremmo dire che l'umano possiede varie forme di ragione. Quindi più che parlare di ratio dovremmo parlare di rationes, ovvero varie forme di intelligenza, perché ogni tipo di intelligenza misura la realtà o applica alla realtà un suo proprio criterio. Allora, l'intelligenza emotiva, empatica, non può basarsi sulle formule cartesiane, perché io, se ho un problema sentimentale, emozionale, non lo posso risolvere spiaccicandolo sugli assi cartesiani con una X e una Y e calcolando un qualche tipo di curva, perché non me ne faccio assolutamente nulla. Come se provassi a
ad aggiustare il rubinetto di gas a colpi di martello. Mi ci vuole evidentemente una chiave inglese e un altro strumento. Del resto, la chiave inglese per piantare un chiodo nel muro non mi serve assolutamente a nulla. Inevitabilmente fallirò. Ovvero, se provo ad affrontare una questione matematica o un problema tecnico-scientifico, con la ragione emozionale, l'intelligenza emotiva, per così dire, o empatica, che pure è importantissima, o con quella musicale, artistica, eccetera, eccetera, evidentemente non ne verrò a capo. Quando mi metto il mio camice bianco, supponiamo, e vado in laboratorio perché sono un biologo impegnato sul campo e vado a lavorare come ricercatore facendo esperimenti, in quel momento lì io indosso, figurativamente, l'abito mentale del ricercatore e quindi ragiono in termini cartesiani. Ma poi lo devo mettere da parte, perché se devo affrontare un altro tipo di questione, l'abito bianco non mi serve assolutamente a nulla. E se provo ad affrontare l'altra questione con l'abito bianco, mia di massima, non solo fallirò, ma mi dimostrerò anche ridicolo, no? È chiaro? Scarsamente empatico. Ognuno di noi ha le sue modalità di... Ma insomma, qui il nostro amico Pascal distingue nettamente l'esprit de géométrie dall'esprit de finesse. Sono termini francesi, capiamo adesso che cosa significano. L'esprit, lo spirito di geometria dallo spirito, dalla propensione alla finesse, la finezza. E allora possiamo dire che lo spirito di geometria è l'intelligenza, quella matematico-geometrica, cioè quella propriamente scientifica, cioè il calcolo razionale, cioè il cartesianesimo, di cui Pascal è un illustre rappresentante. L'esprit de finesse è quella capacità di intuizione, che è anche una forma di, diciamo, di empatia, quella capacità di sentire e di porsi dinanzi ai problemi esistenziali con una prospettiva diversa. Cioè, di fronte ad una persona che ti sta raccontando la sua storia di vita, supponiamo che qualcuno venga dal sottoscritto chiedendogli una consulenza filosofica. Come funziona una consulenza filosofica? Funziona con l'esprit de géométrie o con l'esprit de finesse? Funziona evidentemente con l'esprit de finesse, ovvero ascoltiamo la storia del consultante, chi viene porta un suo problema e nel parlartene in primo luogo lo chiarisce a se stesso, a se stessa. Inizia un'operazione di chiarimento perché lo deve tradurre in un discorso fatto da un interlocutore. Gli interlocutori sono fondamentali perché per leggere la nostra anima abbiamo bisogno dello specchio. Lo specchio è il volto dell'altro. Il volto dell'altro nel senso un altro che però è empatico, che ti sta a sentire, che prova in tutte le maniere ad intuire, a dare senso e significato a quello che tu stai dicendo. E ciascuno di noi è assolutamente in grado, anche un animale è in grado di farlo, anche se a volte ce lo dimentichiamo, è in grado di intuire se il tuo interlocutore ti sta ascoltando o meno, in che modo ti sta ascoltando. Funziona esattamente così. Infatti, nel caso del sottoscritto, ma anche nel caso vostro, le due forme di sensibilità o di intelligenza spesso e volentieri vanno in cortocircuito. Nel senso, io posso essere molto ben attrezzato nell'esporre un argomento in termini razionali, professorali, accademici e così via, ma se dall'altra parte non ho un feedback più o meno robusto da parte vostra, da parte degli ascoltatori, dei miei interlocutori, dei miei specchi, io inizio a perdere colpi. Così come se tu stai raccontando una storia a una persona che si dimostra disinteressata rispetto a quello che stai dicendo e tu a un certo punto giri gli occhi dall'altra parte e te ne vai perché te ne accorgi, non è che c'è bisogno di, e anzi spesso e volentieri te ne accorgi da 10.000 cose, non te lo devi dire esplicitamente, tu lo vedi, sì vabbè dai ho capito, sì. Te ne accorgi, voi che siete espertissimi di prossemica, te ne accorgi dalla posizione del corpo, ma certo,
Ma certo, e se è rivolto verso di te, la posizione del corpo è in questa maniera qui. Allora, se io sto parlando con te, o sto parlando con Aurora, ma la mia posizione del corpo è questa, ma io parlo con Aurora, la mia posizione del corpo è questa. Vuol dire che sì, la sto a sentire, ma in maniera marginale, episodica, non mi sono concentrato nel dialogo, nel monologo che lei sta facendo, nel racconto. Che poi, attenzione, un monologo è sempre un dialogo se dall'altra parte hai qualcuno che ti sta ad ascoltare. Detto questo, ascolto attivo, cosa rarissima, rarissima, e che noi ci paghiamo a suon di quattrini, sempre che poi ti stiano realmente a sentire. Cosa che è rarissima, ma che dovrebbe essere umanissima e diffusissima. Pensate a che punto di rarefazione è arrivata la nostra intelligenza emotiva, il nostro esprit de finesse. Dopodiché, terminato il racconto, o mentre il racconto si svolge, ci può essere un momento di pausa, il filosofo interloquisce per avere dei chiarimenti, per sviluppare meglio, per lasciare la possibilità al suo interlocutore di sviluppare meglio la storia. Dopodiché si arriva a degli elementi di tipo concettuale, cioè a una posizione del problema che si può iniziare a discutere insieme, perché magari il problema che mi porta lei riguarda una relazione incerta, ambigua, di cui lei non riesce a capacitarsi del tutto con una sua amica. Quindi può riguardare il tema dell'amicizia. E quindi ci si mette a ragionare intorno al tema dell'amicizia, non perché ci sia una verità predefinita, ma perché magari parlandone insieme, lei pian piano inizia a vedere la questione da altre prospettive e ripensa a che cosa si intende o lei intende per amicizia. E man mano che andiamo avanti, ma qui stiamo parlando di che cosa? Di esprit de géométrie, x e y, gli assi cartesiani, lo possiamo risolvere a suon di algoritmi? Ma no, lo possiamo risolvere grazie ad un tipo di ragione, per così dire, che si basa sull'intuizione dell'altro. E questa è una forma, capite, no? Ma poi in ultima istanza, perché qui poi il nostro Cartesio è fondamentalmente, ripeto, un matematico, fondamentalmente l'esprit de finesse ha anche un'altra utilizzazione, è quella che riguarda i principi primi. Allora, voi sapete che andiamo in matematica, andiamo sulla matematica e sulla geometria, quindi vi mostro come, dal punto di vista di Pascal, i due aspetti siano collegati tra di loro. Allora, la matematica e la geometria si basano, in ultima istanza, su una serie di postulati o di assiomi che il matematico e il geometra non possono non dare per scontati. Va bene? E questi assiomi, non so, in geometria sono il punto, la retta, cioè quelle cose, quegli elementi della geometria che non sono dimostrabili. Non sono dimostrabili perché intuiamo che sono così, punto e basta. E che ci servono poi per svolgere altre dimostrazioni. Ma appunto, che dimostro? Che la retta passi per due punti, altrimenti non si dà una retta, che c'è da dimostrare? E che una retta potenzialmente va verso l'infinito, prosegue all'infinito, che c'è da dimostrare? Nulla. Lo vedo e basta. Questo è esprit de finesse. O che la sequenza di numeri sia infinita, lo vedo e basta, lo intuisco e basta. Che c'è da dimostrare? Nulla. Allora, guardate che qui entra in gioco un elemento, che poi è un classico della filosofia, che abbiamo incontrato anche, vi ricordate i paradossi di Zenone? Quello che faceva sbroccare i pitagorici, l'incommensurabilità della diagonale del quadrato rispetto al lato, e i pitagorici li mandava fuori di testa. È il rapporto tra finito e infinito. Il punto fondamentale e come sappiamo che noi intuiamo l'infinito, che poi in matematica rappresentiamo con quell'otto addormentato, no? Intuiamo in potenza l'infinito, ma non siamo in grado di concettualizzarlo, perché, capite bene, concetto
da cum capio, l'ho detto tante volte, significa io afferro, prendo. Cum prendere, che vuol dire afferro. Cum prendo, vuol dire prendo nella sua interezza. Vedo nella sua totalità una questione, un problema. L'ho compreso, l'ho fatto mio. Sono modi di dire molto predatori. La ragione dell'uomo funziona in questa maniera, soprattutto quella dell'uomo occidentale. Ho afferrato. Ma io posso afferrare soltanto cose delimitate, finite. Se ho una mente particolarmente allenata e complessa, posso afferrare questioni molto complesse, ma pur sempre finite, limitate. Ciò che non è finito è limitato, quindi ciò che è apeiron, aperto, illimitato, io non lo posso comprendere, non lo posso afferrare. Posso intuire che? Intuire, presentire, ma come lo afferro? Come faccio ad afferrare il concetto di infinito? Come faccio a vedere l'infinito? Come posso immaginare l'infinito spazio e l'infinito tempo? Come posso immaginare l'eternità? Forse la cosa che più assomiglia all'eternità è il singolo attimo presente. Ma vedete la contraddizione? Che poi lo spazio è infinito nel singolo attimo presente, ma insomma questa è un'altra considerazione. Ma come faccio ad afferrare? E dunque questa è la condizione dell'uomo. C'ha un piede nella finitezza e la finitezza la può, entro certi limiti, dominare attraverso l'esprit de géométrie. E lui ci crede. E crede in quella forma di razionalità, che poi anche i suoi usi tecnologici, lui ha inventato la pascalina, questo calcolatore, non è affatto un cretino, anzi fa un prodigio, un grandissimo personaggio, un grandissimo scienziato, ma nello stesso tempo è consapevole che l'esprit de géométrie è un'arma spuntata, inefficiente, contraddittoria, quando provo ad affrontare quei problemi aperti che riguardano la mia esistenza e che sono sempre proiettati verso l'infinito. La mia vita è limitata, debbo morire. Un'infinità di tempo ha preceduto la mia venuta al mondo, un'infinità di tempo seguirà alla mia dipartita dal mondo. E quindi il senso e il significato di quel piccolissimo, insignificante segmento che è la mia esistenza in termini spazio-temporali, in termini fisico-materiali, per così dire, trova senso e significato, meglio, non lo trova, trova la domanda, nell'eternità che mi ha preceduto e nell'eternità che seguirà. E questa eternità, questa infinitezza, ha nome Dio. È la questione del divino, o del nulla, chiamatela come vi pare, di ciò che io non posso geometrizzare. Posso intuire e nel momento in cui la intuisco comunque mi si presenta come problema, come scacco. Cioè scopro che cosa? Scopro la mia impotenza. Sono impotente. E nell'essere impotente e miserevole, nello scoprire di essere nulla, scopro di essere grande, io essere umano. Come canne al vento. Dice Pascale, siamo come canne al vento, un niente, ma canne consapevoli, è la consapevolezza che in questo atomo di tempo e di spazio ho della problematicità del tutto e del mio destino, evidentemente, che rimanda ad altro da me, che io sono grande. Grande nella problematicità, grande nel dramma, nella tragedia che è il dare senso e significato alla mia esistenza. Quindi io finito mi misuro con qualcosa di infinito e questo lo posso presentire. Ecco, in ultima istanza l'esprit de finesse intercetta questo tipo di sensibilità e tutti quanti noi possiamo disporre, disponiamo in un certo senso. E capite, è bello questo, perché lui tiene separate le due cose. Ecco perché il cuore ha le sue ragioni, non è il cuore teso, senso romantico, anche se l'amore, voglio dire, mette a dura prova l'esprit de finesse, anzi, la dimensione esistenziale, alla fine, noi impariamo a conoscerla, spesso e volentieri ciascuno di noi impara a conoscerla, al sorgere del primo amore. L'amore è una sfida importante, fantastica,
tragica, fantastica nel senso come esperienza umana, perché per la prima volta sbattiamo la faccia innanzitutto contro la nostra ridicola sensazione di onnipotenza, usciamo dal nostro guscio, usciamo, per dirla con Freud, sbattiamo la faccia contro il principio di realtà. E quindi impariamo che tra desiderio, quello che noi vorremmo che fosse, e non è affatto bello e giusto che poi si realizzi quello che vogliamo che sia. È assolutamente ridicolo, anche perché il desiderio è potenzialmente illimitato. Che a un certo punto sbattiamo la faccia contro la realtà, contro altre volontà, contro altri modi di stare al mondo, e capiamo che il segreto del ben stare al mondo è la mediazione tra desiderio e realtà, è l'interlocuzione, e a volte il saper limitare i desideri, è il prendere coscienza che poi l'altro, che è l'oggetto del mio desiderio, ma se mi si dà semplicemente come oggetto, è la fine, peggio ancora, all'inizio lo percepisco così. Invece l'altro lo amiamo tanto più quanto più riconosciamo il fatto che è al di là del nostro controllo, è vivo o è viva ed è una volontà pulsante ed è assolutamente enigmatico ed è bene che sia così, altrimenti come potremmo amarlo se lo riduciamo ad oggetto? Capite? Ma allora, se ragionate in questi termini, vedete come l'esperienza d'amore, del vero amore, l'innamoramento con la I maiuscola, è un'esperienza che ha in sé tutti gli elementi di una esperienza esistenziale forte, importante, perché mi si pone il problema tra la finitezza delle mie possibilità e l'infinitezza dei miei desideri, tra il limite costituito dal mio piccolo io e il limite esterno e potenzialmente infinito costituito dalle altre persone o dal mondo, eccetera, eccetera. Per non parlare poi del rapporto con il divino. Come ci rapportiamo col divino? Che cos'è il divino? Il divino è l'infinito. E noi, per quanto ci sforziamo di cogliere il divino, rimaniamo sempre asintotici, per usare il linguaggio della matematica, rispetto al divino, no? Sapete, la retta e la curva che in teoria si incontrano all'infinito, ma che di fatto non si incontrano. Non siamo in grado di rappresentarlo, di afferrarlo. Asintotico. L'asintoto, no? Non l'avete fatto ancora in matematica? Ma credimi, è così. Allora, e da qui, scusate, questo è un tema che ha molto a che vedere con il tema che stiamo studiando noi per il rapporto alla tecnologia. È un'illusione devastante quello di pensare, di credere che gli algoritmi, che sono strumenti di finitezza, utilissimi, fantastici, geniali, quindi che hanno un loro campo di uso enorme, ma che gli algoritmi, quindi quel modo di ragionare cartesiano di cui stiamo parlando da mesi, mi possano dare delle risposte sul piano esistenziale. No, sono due linguaggi diversi. Lui dice: vanità delle scienze, nei giorni di afflizione la scienza delle cose esteriori non varrà a consolarmi dell'ignoranza della morale, ma la conoscenza di questa mi consolerà sempre dall'ignoranza del mondo esteriore. Nel momento dell'afflizione, quando affronti la malattia, la morte, il disagio estremo, non saranno le formule matematiche o le tue conoscenze di biologia o il sapere quattro parole di inglese che ti potranno servire ad allontanare l'afflizione. Saranno altri strumenti o un'altra visione che tu avrai costruito in maniera sempre aperta e problematica, perché siamo sempre soli di fronte a questo. Poi possiamo avere delle persone intorno, ma di fronte alla questione esistenziale siamo soli con noi stessi. Ne portiamo la responsabilità, nasciamo da soli e moriamo da soli in ultima istanza, e viviamo da soli rispetto al problema con la P maiuscola.
e tutta la scienza del mondo, tutte le nozioni del mondo, tutto quello che possiamo imparare, non ci serviranno a nulla, come di fatto, Sofia, a volte, o spesso e volentieri, non ci servono nemmeno nella vita quotidiana. Infatti una delle obiezioni che ci sentiamo ripetere a ogni piesso spinto, che ha la sua ragion d'essere, peraltro, ma che c'entrano tutte queste cose che impariamo a scuola con la vita concreta? In genere chi dice questo lo dice in prospettiva, anche qui senza aver capito bene che cosa si faccia a scuola, in prospettiva di una futura professione, dei soldi, della carriera, eccetera, eccetera. Cose buone e giuste, peraltro è sacrosante, ma non capisce esattamente. Ma gli altri se lo chiedono in relazione ad una scuola che è un puro e semplice nozionismo, che alla fine mi fa imparare a memoria quattro frescacce, che me ne faccio? Certo, se questo è l'atteggiamento non te ne fai assolutamente nulla, ma l'idea originaria, ed è l'idea ancora oggi, quella che è la missione della scuola, è formare le persone, gli uomini, le donne in carne ed ossa, e quindi sviluppare sicuramente quelle competenze che attengono all'esprit de géométrie, per dirla con Pascal, ma anche l'esprit de finesse, anche l'esprit de finesse, perché tu devi essere un uomo e una donna integrale. E ripeto, quando sarai da sola, e ogni momento noi siamo da soli, soprattutto di fronte alle cose che contano di più, quando sarai da sola potrai contare solo su te stessa e sul lavoro che avrai fatto precedentemente, l'introspezione con te stesso o con te stessa. Più avrai ficcato la testa sotto la sabbia, e più sarai debole e sguarnito. Più tremerai di fronte all'infinito, all'assoluto, al momento clou. Più avrai passato tempo a distrarti e meno avrai la capacità di stare nel mondo, tantomeno di assumerti le responsabilità per l'altro. Fare il genitore, o fare l'insegnante, assumersi un ruolo in cui ti assumi delle responsabilità. Guardate che non solo ti assumi responsabilità verso te stesso o te stessa, che già di per sé abbiamo visto che è gravoso, l'abbiamo detto, assumersi la responsabilità di Tania o di Aurora non è cosa di poco conto, eh? E quindi spesso e volentieri tutti quanti tendiamo al divertismo, no? Potremmo dire, cioè io che entro qua, insegnante, faccio la mia lezione più o meno fine a se stessa, mi ripeto le due stupidaggini che stanno qui tanto per dirle, mi vado a sincerare che lei abbia capito quella cosa, poi me la ripete e tanti saluti. Se io interpreto il mio ruolo in questi termini, ma che senso ha? Ha veramente senso? Sì, sicuramente può essere più o meno utile in termini istruttivi, ma anche utile in termini formativi? Sta lasciando qualcosa, sta seminando qualcosa nelle persone? Lei sarà più forte come donna, come essere umano, quando dovrà affrontare quella sfida, che poi è oggi, ogni piesso spinto, quando dovrà prendere quella decisione da cui magari dipenderà la vita di un'altra persona? No, cioè la forza morale è un altro paio di maniche e richiede un altro tipo di allenamento, un altro tipo di prospettiva. Ecco che possiamo utilizzare anche secondo quest'altro significato, possiamo declinare anche secondo quest'altro significato la differenza tra esprit, la distinzione tra esprit de finesse e esprit de géométrie. Lo spirito di finezza vede l'oggetto d'un sol colpo e con un solo sguardo, senza passare attraverso il ragionamento discorsivo, cioè comprende intuitivamente. Allora potremmo dire che l'esprit de géométrie è il ragionamento discorsivo, quello che procede per tappe, Ludovica, no? È la classica espressione matematica, no? Per cui tu hai un'espressione lunghissima, un'equazione lunghissima, e piano piano devi ridurre, passaggio dopo passaggio, applicando questa o quell'altra regola, devi ridurre, devi semplificare finché non ti viene x uguale a 4. Va bene? Quello è il ragionamento discorsivo, quello dell'algoritmo, per capirci. Poi c'è l'esprit de finesse, che è l'intuizione. Allora io mi sveglio la mattina, mi alzo, guardo negli occhi lei, la guardo, non la vedo, non mi limito a vederla, la guardo. Che vuol dire la fisso così? La guardo nel senso che guardo la persona e vedo la persona, ma la devo prima guardare, e intuisco se sta bene, se sta male,
lo intuisco qui ed ora, non faccio un ragionamento, non c'è un passaggio, non è che vado lì, dico prego, si metta sdraiato, le misuro la febbre, sentiamo la pressione, questi sono i sangue, ma quello è esprite geometria, se vogliamo, no, il paziente mi entra, il mio interlocutore mi entra e io intuisco se sta bene, se sta male, se in quel momento i suoi pensieri sono tristi, se sono gioiosi, in alcuni casi è più facile intuire, in altri casi è meno facile, ma tu, ciascuno di noi, intuisce continuamente e manda continuamente messaggi, o no? Ecco, questo è l'esprit de finesse, questa capacità di intuire. E quindi l'eloquenza, la morale, la filosofia, alla fine lasciano un pochino il tempo che trovano, la scienza sulle questioni fondamentali lasciano il tempo che trovano, o per filosofia lui qui intende sempre la filosofia, quella del suo tempo, quindi quella aristotelica o quella cartesiana. Vediamo un pochino questo testo, quindi per rapportarsi con Dio, avete capito, serve l'esprit de finesse, o per rapportarsi con l'altro. Pagina 266, vedete c'è questo. Sì. Cuore e ragione. Noi conosciamo la verità non soltanto con la ragione, ma anche con il cuore. In quest'ultimo modo conosciamo i principi primi, gli assiomi e i postulati, quelli che vi dicevo prima. E invano il ragionamento, che non vi ha parte, cerca di impugnarne la certezza. Invano, ma è a dimostrare l'essenza del punto. Ma che... lo intuisci, punto, lo vedi, punto, punto. I pirroniani che non mirano ad altro vi si adoperano inutilmente. I pirroniani sono gli scettici. Pur non essendo capaci di darne giustificazione razionale, sappiamo di non sognare. E quell'incapacità serve solo a dimostrare la debolezza della nostra ragione e non, come essi pretendono, l'incertezza di tutte le nostre conoscenze. Infatti la cognizione dei primi principi, come l'esistenza dello spazio, del tempo, del movimento, dei numeri, è altrettanto salda di qualsiasi di quelle procurateci dal ragionamento. Quindi per quanto riguarda i principi primi, ma anche il classico sogno sondesto, che era quello di cui parlava Cartesio, le meditazioni metafisiche, non abbiamo bisogno di fare calcoli troppo complessi, o meglio, ci arriviamo per intuizione e ci arriviamo in maniera altrettanto certa che nelle questioni invece sottoposte a calcolo, cui è possibile calcolare, ci giungiamo lì, ci arriviamo attraverso l'esprit de geometrie, quindi l'esprit de finesse in questo ambito è altrettanto efficace qua. E su queste conoscenze del cuore, dell'istinto, deve appoggiarsi la ragione e fondarvi tutta la sua attività discorsiva. E questo è il punto. Cioè, la cosa simpatica è che l'esprit de geometrie, in ultima istanza, si fonda sulle intuizioni dell'esprit de finesse. Allora, brave, avete capito? E guardate che questa è una regola aurea per quanto riguarda il saper stare al mondo. Vi faccio degli esempi. Torniamo sempre all'amore, che è un esempio meraviglioso. Io non mi innamoro attraverso un ragionamento, mi innamoro e basta. Cioè mi innamoro ed è fine a se stesso. Poi magari mi ci vuole un po' di tempo per rendermene conto, per farmene una ragione, per spiegare a me stesso in un dialogo interiore la ragione del cuore, mettiamola in così. Però mi innamoro e basta. Perché mi innamoro con un atto razionale? Vado lì, guardo lei, vedo, alta, bassa, 2 più 2 uguale 4, mi sono innamorato, ecco. Al limite quello potrebbe essere un matrimonio per procura, è un buon partito, vediamo un attimo il babbo quanti denari ha in banca e quali proprietà ha, e allora... ma non è innamoramento. Siamo d'accordo? La ragione, in una storia d'amore che continua successivamente, nel momento ci siamo innamorati, se la cosa è reciproca, va bene, continua. La ragione, l'esprit de geometrie, non ha alcuna parte? No, a parte, nel senso che poi, nella misura in cui mi sono innamorato,
della mia interlocutrice e viceversa, e dobbiamo coltivare relazioni. Le relazioni sono ampi spazi di ragionamenti. Allora, per esempio, mi sforzo di ragionare e di calcolare a modo mio, o di informarmi a modo mio, su che cosa lei la potrebbe rendere felice. Alcune cose le intuisco, ben inteso, altre invece le devo chiarificare, ci devo ragionare sopra, e insieme, nel progettare un viaggio, dobbiamo ragionare insieme, usiamo l'esprit de geometrie. E l'esprit de geometrie lo usiamo a ragion veduta, ha molto senso, però guardate, l'esprit de geometrie in ultima istanza è un mezzo che si basa su un qualcosa che è fine a se stesso, che è quello che abbiamo intuito con l'esprit de finesse. Così come il calcolo numerico si basa sul concetto di unità, o la geometria si basa sul punto e sulla linea, alla stessa maniera i ragionamenti, diciamo, tecnico-scientifici, anche i ragionamenti pratici che utilizziamo tra noi umani, si basano su qualcosa che è assolutamente fine a se stesso. Quindi tra l'uno e l'altro c'è un rapporto tra fine e mezzo. L'innamoramento è fine a se stesso. E il mezzo, beh, quello può variare, è finalizzato all'amore. Cioè, se io non sono innamorato, non me ci metto nemmeno a fare grossi, ma perché dovrei sforzarmi di ragionare su come progettare un viaggio con la mia innamorata, se non è la mia innamorata? Cioè, l'innamoramento è condicio sine qua non di. Il cuore sente che lo spazio ha tre dimensioni e che i numeri sono infiniti. Vedete qui, il cuore è inteso, esprit de finesse, è inteso come intelligenza intuitiva. Non è il cuore nel senso romantico del termine, non vi confondete. Io ho utilizzato l'esempio dell'amore, ma non è soltanto questo quello che intende, non è principalmente questo quello che intende Pascal qui. E la ragione poi, cioè la ragione discorsiva, dimostra che non ci sono due numeri quadrati l'uno dei quali sia doppio dell'altro. Non ci sono due numeri quadrati l'uno dei quali sia doppio dell'altro. E qui va dimostrato. Mentre intuisco che la sequenza di numeri è infinita, mi devo mettere a dimostrare, attraverso l'esprit di geometria, che non esistono due numeri quadrati di cui uno sia doppio dell'altro. Io adesso non saprei come dimostrarlo, ma non è questo il punto. I principi si sentono, le proposizioni si dimostrano, e il tutto con certezza, sebbene per differenti vie. Ed è altrettanto inutile e ridicolo che la ragione domandi al cuore prove dei suoi primi principi per darvi il proprio consenso. Quanto sarebbe ridicolo che il cuore chiedesse alla ragione un sentimento di tutte le proposizioni che essa dimostra per indursi ad accettarle. Quindi sarebbe assolutamente ridicolo scambiare i due ambiti, cioè provare a risolvere questioni legate all'intuizione attraverso l'esprit de geometrie e viceversa utilizzare l'esprit de finesse per questioni legate al calcolo matematico. Cioè, se tu vai alla lavagna perché devi risolvere un'equazione, ci vai con la tua bellissima, fantastica intuizione emozionale e così via, l'equazione nulla risolvi. D'altro canto, se provi a risolvere i tuoi problemi affettivi o esistenziali utilizzando la formula che hai imparato con la professoressa di matematica a Lavagna, non ci fai assolutamente nulla lo stesso. Ci sono due ambiti separati, diversi, comunicanti, perché c'è un punto in cui comunicano, che è il punto degli assiomi, dei principi primi, ma poi procedono ognuno per conto suo. Questa impotenza deve dunque servirvi solamente a umiliare la ragione, che vorrebbe tutto giudicare, e non a impugnare la nostra certezza, come se solo la ragione fosse capace di istruirci. Questo lo dice il più grande scienziato del suo tempo. Avete capito? Cioè, il fatto che la nostra ragione, l'esprit de geometrie, sia limitato, ovvero che l'esprit de finesse, quello che ci fa andare oltre, sia soltanto intuizione, ma non capacità di afferrare, di che cosa dovrebbe farci consapevoli? Del fatto che siamo limitati. Del fatto che siamo limitati. Piccoli, miseri. Perché in ultima istanza, sapete le questioni, quelle vere della vita, quelle, le questioni, quelle lì.
In ultima istanza, che cosa dobbiamo imparare a fare? Questo ce lo dicono gli stoici, i buddisti, la religione cristiana, la spiritualità cristiana. Dobbiamo imparare al taoismo, dobbiamo imparare a lasciare andare, ad adeguare la nostra coscienza alla realtà delle cose. Più ci opponiamo, più siamo male. Accettare che? Accettare il nostro limite. Non lo so. La morte, non lo so. E quindi, capito? Quando uno si rimette nelle mani di Dio, sta facendo una cosa del genere. È lo stesso Cristo, prima di ispirare, dice questo: mi rimetto nelle tue mani, Padre, accogli il mio spirito. Il significato è questo, lasciar andare. Ma per poter lasciare andare bisogna prendere piena consapevolezza della inefficacia delle sprite geometrie, del limite, dell'inefficacia a padroneggiare il tutto. Non siamo capaci. Questa è la nostra condizione. E passiamo tutta la vita ad imparare una sola cosa, cioè ad accettare la nostra condizione limitata, cioè mortale. Avete presente l'accanimento terapeutico? A un certo punto il paziente lo devi lasciare andare. L'accanimento terapeutico non serve a nulla. O l'accanimento terapeutico per non invecchiare, che l'altro giorno stavamo scherzando, si fa per dire sulle iniezioni di butulino, ecco, su altre cose. No, è come se volessimo padroneggiare delle cose che non ci competono. E questo è l'insegnamento non della religione cristiana soltanto, ma di tutte le forme di spiritualità al mondo. Tutte dicono esattamente la stessa cosa. Ma se tu vai in quell'umanità sostanzialmente pura, incontaminata, che è quella delle popolazioni ancestrali, penso agli indiani d'America, loro sapevano che l'animale è animale, ha il suo posto, e io sono parte della natura, come uomo sono parte della natura, e il bisonte è parte della natura come bisonte, e l'uccello come uccello, e la luna come luna, e siamo un'unica cosa, e questo tu lo sai, lo intuisci, e lo sacralizzi, non lo dimostri con degli algoritmi o con dei ragionamenti, cioè i ragionamenti poi diventano quasi sempre pretestuosi. Ma la cosa più grave, direi, più drammatica, è questo sogno che è un incubo prometeico di poter padroneggiare tutto, di poter padroneggiare il clima, di poter padroneggiare il tempo atmosferico, di poter padroneggiare la terra stessa, di poter ridurre gli animali in batteria, di poter sfruttare gli uomini o legare gli uomini agli algoritmi. E questa è la cosa terribile, perché il punto fondamentale è quando l'algoritmo, che è cosa buona e giusta e utilissimo per tantissimi versi, quando l'algoritmo prende progressivamente il posto del bioritmo, noi ci riduciamo come Matrix. Non dobbiamo appiattirci sull'algoritmo, non dobbiamo permettere che l'algoritmo ci detti il suo standard. È il bioritmo che deve imporsi sull'algoritmo. Non so se mi spiego. E avete capito la differenza? Ah, io metto la sveglia alle 8 perché ho bisogno di dormire quelle ore lì, perché per quel tempo lì che sto dormendo è buio, va bene? Come è sempre stato. Animale, uomo. Quando fa buio ci addormentiamo. Con la luce accesa non riusciamo ad addormentarci, o se ci addormentiamo dormiamo male, e questo è sempre acceso e la luce è sempre presente. Allora anche la sveglia digitale funziona come un algoritmo, ma sono io che dico alla sveglia che si deve attivare alle 8. Non può essere il messaggio che mi giunge o il post che mi manda l'app che mi dice: ricordati che devi rinnovare Norton antivirus, se no il tuo telefono ti si riempie di virus. Ricordati che ti scade questo, ricordati che devi pagare la bolletta, ricordati. Questo tipo di uso che facciamo è un uso drammatico. Oppure pensate ai ritmi di lavoro che in ultima istanza sono regolati dagli algoritmi. È chiaro che il tempo va disciplinato e le ore del giorno vanno disciplinate, ma non dobbiamo permettere
all'algoritmo, a noi stessi di appiattire, l'algoritmo lo creiamo noi, ben inteso, non dobbiamo permettere all'algoritmo di avere la meglio sul bioritmo, cioè dobbiamo tenere separate le cose, il bioritmo è il fine, l'algoritmo è il mezzo, non può essere l'algoritmo il fine e il bioritmo il mezzo, altrimenti si invertono le polarità. E così non possiamo ignorare quello che dice Luca, era interessantissimo, ignorare Dio, il divino, il sacro, significa in ultima istanza ignorare anche noi stessi, cioè invertire i poli, salta tutto, è un cortocircuito. Se io ignoro il divino comunque lo si dica, comunque lo si declini, io ignoro lo spazio del sacro, cioè ignoro il limite della mia dimensione umana. Uomo, conosci te stesso, conosci il tuo limite. Il limite è il sacro. Ma se io non pongo il limite, un qualche tipo di limite, poi se poi oltre il limite ci metto Manitou, o ci metto Buddha, o ci metto quello che vi pare a voi, cambia per qualcuno forse, ma insomma il punto fondamentale è questo, devi riconoscere il tuo limite. Perché se provi ad estendere l'esprit de geometrie o l'algoritmo al di là del limite, tutto, come dire, il mondo trema e si collassa su se stesso, ecco. Questa impotenza deve dunque servire solamente a umiliare la ragione, che vorrebbe tutto giudicare, e non a impugnare la nostra certezza, come se solo la ragione fosse capace di istruirci. Piacesse a Dio che, all'opposto, non ne avessimo mai bisogno e conoscessimo ogni cosa per istinto e per sentimento. Ma la natura ci ha ricusato un tale dono. Essa, di contro, ci ha dato solo pochissime cognizioni di questa specie. Tutte le altre si possono acquistare solo per mezzo del ragionamento, l'algoritmo, che è importantissimo, ma non riguarda le cose fondamentali. Ecco perché coloro ai quali Dio ha dato la religione per sentimento, cioè la fede, per sentimento del cuore, sono ben fortunati e ben legittimamente persuasi. Beati loro che hanno in più la fede. Per sporgersi in questo spazio di infinitezza che va oltre l'esprit di geometria. Ma a coloro che non l'hanno, noi possiamo darla solo per mezzo del ragionamento, in attesa che Dio la doni loro per sentimento del cuore, senza di che la fede è puramente umana e inutile per la salvezza. La fede è grazia di Dio. Se tu hai fede, tu hai uno strumento in più, ma è grazia di Dio, per sporgerti oltre la limitatezza del nostro stare al mondo. E quindi per guardare negli occhi con uno sguardo diverso il problema per eccellenza, il dover morire, la nostra limitatezza, eccetera, eccetera, il senso della vita. Se non abbiamo avuto questa grazia, visto che però disponiamo di ragione, possiamo tentare di arrivarci attraverso la ragione, che però è sempre uno strumento inadeguato. Ovvero, è possibile far acquistare la fede a qualcuno attraverso una serie di ragionamenti? Lui ci prova, infatti scrive questa apologia del cristianesimo. Da qui il famoso argomento della scommessa, di cui parleremo la prossima volta.